questa puntata. Ristori per le aree interne, sostegni alle zone rosse. Rifiuti, gestione delle utenze non domestiche. Geotermia, definizione delle aree non idonee. Rivedere le norme sulla responsabilità penale dei sindaci. Potenziare e qualificare il potenziale della pubblica amministrazione. Approvata a maggioranza una risoluzione che impegna la Giunta ad attivarsi nei confronti del Governo e del Parlamento affinché, nel caso in cui siano le regioni a dichiarare, in funzione del contenimento del contagio, zona rossa alcuni territori, siano previsti in modo chiaro e possano scattare i meccanismi di aiuto e sostegno statale. Questa risoluzione nasce da tante sollecitazioni di piccoli comuni del nostro territorio, perché il governo Draghi ha previsto in modo, diciamo, più dettagliato la possibilità per le regioni di istituire zone rosse locali a carattere provinciale, di zona distretto, e chiaramente più che una possibilità, trattandosi di provvedimenti che vanno a tutelare la salute pubblica, è un dovere per un amministratore pubblico, e quindi il presidente di regione giustamente le ha adottato questi provvedimenti e li sta adottando. A parimenti noi abbiamo chiesto che il governo, visto che proprio nei prossimi giorni avrà la possibilità di chiedere al Parlamento un nuovo scostamento di bilancio, ancora più importante del precedente, preveda dei meccanismi per le attività delle zone rosse locali, appunto, che hanno visto un'interruzione della propria attività maggiore rispetto ad altri territori, anche della nostra regione. Si tratta di quasi 100 comuni. La proposta di risoluzione nella Commissione Aree Interne era volta a trovare sostegni dal governo per le zone rosse cosiddette regionali, chiamiamole così, per le quali per ora sostegni non ne sono stati dati. E in particolare queste zone rosse regionali, quelle che hanno sofferto di più, sono ovviamente le aree interne, marginali e montane. Noi abbiamo un esempio con la montagna pistoiese. Noi siamo stati a Pistoia rossi per molto tempo regionalmente. Speriamo che il governo dia dei fondi in più per queste zone rosse regionali. È un provvedimento utile, come al solito, se in conferenza Stato-Regioni cerchiamo di rendere giustizia alle comunità che abbiamo ulteriormente aggravato di chiusure durante l'ultimo periodo. Rispetto a questo testo che Fratelli d'Italia comunque ha votato, speriamo, come abbiamo proposto in sede di commissione, che nelle impegnative qualche volta si impegni la stessa Regione Toscana a dare quelle risorse che si chiedono al governo centrale. Il Consiglio regionale ha approvato a maggioranza una legge sulla gestione dei rifiuti urbani prodotti da utenze non domestiche. Abbiamo di fatto modificato la normativa della gestione dei rifiuti, dando la possibilità alle aziende, sì, perché sono utenze non domestiche, di scegliere un gestore al quale conferire rifiuti per il riciclo e il riuso, diverso dal gestore pubblico. La possibilità quindi per le aziende di dire: io conferisco i rifiuti della mia azienda, rifiuti solidi urbani della mia azienda, non al gestore pubblico, ma si tratta di rifiuti che vanno a riciclo e riuso. E nel momento in cui viene scelto un'azienda nel libero mercato, ci sono aziende che fanno queste, soprattutto in determinati settori industriali, chiaramente si deve dimostrare il ciclo che viene fatto dal rifiuto stesso. Si tratta dell'ennesimo adempimento che deriva dall'applicazione della normativa comunitaria, scaricato però sugli uffici ambiente dei comuni, perché di fatto le aziende che sceglieranno di avvalersi per lo smaltimento dei rifiuti da utenze non domestiche da operatori privati dovranno comunicarlo attraverso una procedura un po' farraginosa ai comuni, che dovranno quindi tenere un registro e verificare gli adempimenti connessi a questo nuovo sistema di smaltimento, che potrà cioè
essere effettuato anche tramite gestori privati e non soltanto attraverso i gestori ordinariamente scelti attraverso le procedure pubbliche. Su questo ci siamo astenuti, raccomandando naturalmente che la Regione affronti quanto prima possibile il tema più complesso dello smaltimento dei rifiuti, perché la Regione si trova in una situazione di estrema difficoltà sia per gli impianti che per le troppe discariche che ci sono sul nostro territorio. Approvata a maggioranza la proposta di delibera che modifica il piano ambientale ed energetico regionale per l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte geotermica. Di fatto abbiamo riadottato lo stesso piano del 2020, è stato necessario farlo perché nel momento il PAIR era stato approvato dopo un lungo dibattito anche in Consiglio regionale, era stato adottato nel luglio 2020, nel momento in cui era stato pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione Toscana c'era stato un errore materiale di due allegati che sono stati erroneamente, si è sbagliato proprio l'allegato in pubblicazione, quindi siamo stati, come dire, tra virgolette costretti a riadottarlo di nuovo. Però abbiamo fatte salve le osservazioni che nel frattempo sono state fatte da cittadini, imprese o soggetti interessati. Attraverso anche la discussione in commissione abbiamo chiesto che l'amministrazione regionale tenga comunque conto delle osservazioni già pervenute e che soprattutto, siccome si riapre il termine per le osservazioni, coinvolga i comuni in maniera attiva, non limitandosi soltanto alla pubblicazione sul bollettino ufficiale, ma faccia sapere anche ai cittadini, oltre che ai comuni, che si riapre la discussione sui siti non idonei per gli impianti di geotermia. Tutti conosciamo la situazione molto complessa della geotermia, così come è stata sviluppata e come si vuole sviluppare nell'amiata, che è fonte di rischi per la salute ambientale e delle persone, come rilevano i comitati. La normativa sulla responsabilità penale dei sindaci deve essere rivista. Il Consiglio regionale sostiene l'iniziativa promossa dal presidente di ANCI nazionale e approva una mozione che impegna la Giunta a fare altrettanto. Il fatto scatenante è quello di Piazza San Carlo a Torino, dove la sindaca Chiara Appendino è stata condannata per quello che è avvenuto il 3 giugno del 2017, proprio perché i sindaci sono in trincea, hanno responsabilità infinite e hanno talora anche attribuite delle competenze gestionali che, se meglio precisate, potrebbero sgravare. Precisare meglio, tra l'altro, gli incarichi dentro la pubblica amministrazione dal punto di vista tecnico e dal punto di vista amministrativo e sgravare gli amministratori da un fardello troppo pesante, perché spesso a queste competenze formali non corrispondono poteri sostanziali. Il messaggio deve essere chiaro, il governo deve farsi carico sotto questo aspetto di intervenire modificando il testo unico degli enti locali, perché oggi lasciare esposti gli amministratori a responsabilità, ripeto, che sfuggono anche proprio dalla loro ambito di controllo, rischia poi di disincentivare anche l'impegno, soprattutto dei giovani, nell'attività amministrativa. E nel nostro paese, dalle leggi Bassanini in poi, la responsabilità per gli atti viene sempre a carico dei dirigenti, ma rimane il profilo di responsabilità a carico dei sindaci e dei presidenti della provincia, perché sono considerati capi dell'amministrazione. Questo comporta due contraddizioni. Una a livello delle città più grandi, perché ogni sindaco ha migliaia di dipendenti e decine e centinaia di funzionari e dirigenti e può anche non conoscere. Nei piccoli e piccolissimi comuni questa situazione sta generando un problema serio, perché non ci sono più persone che si prendono la responsabilità di candidarsi e di guidare le comunità, perché i rischi sono eccessivi rispetto naturalmente al pur bel impegno che tutti noi svolgiamo facendo politica. Approvata all'unanimità una risoluzione della Commissione Europea che chiede di potenziare e riqualificare il personale delle pubbliche amministrazioni per una gestione efficace ed efficiente del piano Next Generation. Come Commissione Europea abbiamo messo in campo una serie di audizioni, tra queste anche
i vertici di ANCI e UPI, che nel cammino di avvicinamento poi alla grande sfida del Next Generation EU ci hanno rappresentato una necessità, ovvero richiamare l'attenzione al fatto che si debba puntare su un rafforzamento e anche su un adeguamento anche professionale del personale della pubblica amministrazione e degli enti locali. Da qui questa proposta di risoluzione, che trae spunto anche da un accordo sottoscritto in sede nazionale nell'ambito dell'azione del governo e che ovviamente richiama la Giunta a far sì che questo piano approvato dal governo venga attuato in tutte le sue parti e che si possano costruire anche elementi di condivisione sui territori per capire quali sono le necessità delle pubbliche amministrazioni, perché senza una pubblica amministrazione forte abbiamo il sospetto che anche la realizzazione e la concretizzazione del Next Generation EU possa anche avere qualche problema. È una commissione nella quale stiamo lavorando molto bene, è una commissione abbiamo rapporti con Bruxelles, sono venuti in audizione parlamentari che rappresentano la Toscana appunto nella Comunità Europea, perciò cerchiamo di capire quelli che saranno i fondi che arriveranno. In Commissione Controllo è stato illustrato il rendiconto del Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2020. La quota più rilevante del fabbisogno, circa la metà, è destinata al pagamento delle indennità. Il restante va per il funzionamento della struttura, le iniziative, le utenze, gli organismi esterni ed altro. In Commissione Sviluppo Economico è stata approvata all'unanimità la mozione di Fratelli d'Italia per la tassazione delle big tech del commercio digitale. All'unanimità la Commissione Affari Istituzionali ha licenziato la proposta per il rinnovo della Commissione per le pari opportunità. La Commissione Ambiente ha licenziato all'unanimità la proposta di legge a sostegno dei comuni in difficoltà per l'emergenza pandemica. È stato presentato in Consiglio regionale il progetto delle 32 residenze artistiche della Toscana che operano in 8 province e coinvolgono 80 spazi teatrali. Il progetto Toscana Terra Accogliente è un unicum a livello nazionale, nel senso che mette insieme i centri di residenza dove gli artisti si trovano a provare, a sviluppare i loro progetti di spettacolo, ma li coordina insieme a tutto un sistema che riguarda anche la produzione, ovvero i centri di produzione della danza di Virgilio Siani e il Metastasio di Prato e anche il circuito regionale della Toscana. Quindi copriamo tutta la filiera, gli artisti vincitori di questo bando hanno la possibilità di avere per 200 giorni dei teatri della Toscana in cui provare i loro spettacoli, hanno dei centri di produzione che li aiutano a produrre il loro spettacolo e hanno il circuito che li aiuta a circuitare con questi lavori. Alla prima call del bando hanno partecipato 351 progetti teatrali inediti con proposte da tutto il territorio nazionale. 5 i vincitori per 25 repliche complessive e quasi 200 ore di spettacolo nelle residenze. Ad ogni compagnia selezionata è stato riconosciuto un contributo economico di 7.100 euro, oltre all'alloggio e all'assistenza tecnica per i 40 giorni di residenza in almeno 3 strutture RAT. Tante donne e tanti uomini non hanno potuto svolgere la loro attività e io sono felice oggi qui di poter dare via al progetto Toscana Terra Accogliente, un lavoro lungo un anno, un lavoro fatto con le residenze artistiche che sono risultate vincitrici, un lavoro che mettiamo a disposizione la collettività della Toscana. Noi come Consiglio regionale in questi mesi abbiamo voluto fare la nostra parte insieme alla Presidente Giachi, che ringrazio per l'importante lavoro che sta svolgendo. In questi primi mesi di legislatura abbiamo deciso di mettere a disposizione le poche risorse che avevamo frutto dei risparmi, dei costi della politica, per dare un segnale, una risposta a quelle lavoratrici e quei lavoratori che in questi mesi avevano subito più di altri gli effetti della pandemia. A breve uscirà un bando, sappiamo che è una goccia nel mare, sappiamo che servirebbe di più, ma noi siamo riusciti a dare tutto quello che in questo momento potevamo.
diciamo, per dare una risposta, un sollievo, ma soprattutto per dire che con la cultura, con il teatro, con tutte queste iniziative, la nostra Toscana davvero può tornare ad avere speranza verso il futuro. Quindi speriamo a breve che possa ripartire tutto e speriamo che ci sia la possibilità di ricominciare e di ridare questo segnale di speranza e di attenzione alle cittadine e ai cittadini della Toscana.